8:29, 40 secondi in questo momento. Buongiorno e benvenuti a questa edizione flash del TG 2000. Iniziamo subito. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, ricevendo a New York il premio statista dell'anno, ha affermato che le autocrazie prosperano sfruttando la nostra esitazione. Dovremmo evitare l'ambiguità per non pentircene in seguito. 209 giorni di guerra in Ucraina, missili russi sfiorano la centrale nucleare di Mykolaiv, sferrati nuovi attacchi vicino a Zaporizhia. Il governatore di Kharkiv denuncia anche due bimbi tra corpi riesumati a Izium, ma Mosca afferma che sono solo menzogne. L'addio del mondo alla regina. La regina Elisabetta II, salutata da milioni di persone, dai grandi della terra giunti a Londra per l'ultimo omaggio alla sovrana. Riposa a fianco del principe consorte Filippo nella cripta reale di St. George nel castello di Windsor. La Guinea Equatoriale ha abolito la pena di morte, lo ha annunciato alla televisione di Stato il presidente di questo piccolo paese petrolifero dell'Africa centrale, tra i più chiusi e con il regime più autoritario del mondo. Si aggrava la tensione in Cisgiordania, dove le forze di sicurezza di Abu Mazen sono scese in campo dietro a serrata pressione israeliana contro membri delle milizie palestinesi. Ieri agenti dell'autorità nazionale palestinese hanno catturato un miliziano legato alle brigate dei martiri di Al-Aqsa. Campagna elettorale verso il rush finale. Enrico Letta vola a Berlino, incontra il cancelliere dell'SPD Olaf Scholz. Immediata la replica della Meloni, la leader dei Fratelli d'Italia. Il PD aizza i poteri stranieri. Il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin ha auspicato che i toni della campagna elettorale si smorzino, che si smetta al primo posto il bene del paese. Se si fa questo sforzo, ha aggiunto, non ci sono più quelle contraddizioni che vengono messe in rilievo. Allora si servono concretamente i bisogni della gente. Alluvione nelle Marche. Per la procura di Ancona c'è stata una mancata allerta dalla regione ai comuni, anche se le indagini sono in una fase iniziale. Lo ha detto la procuratrice capo Monica Garugli a proposito dell'inchiesta sull'ondata di maltempo che ha devastato il Senigalliese, provocando 11 vittime e ingenti danni economici. In Europa il prezzo del pane è aumentato del 18%, in Italia l'aumento è stato del 13,5%. Secondo Eurostat, l'impennata dei prezzi si deve in particolare all'invasione russa dell'Ucraina, che ha disturbato in modo significativo i mercati globali. E anche Confindustria vede nero sulle prospettive per l'economia italiana, fra prezzi insostenibili e carenza di gas, inflazione alle stelle, tassi di interesse al rialzo e lo scenario che l'agenzia di Rating Fitch ha definito una tempesta perfetta per l'economia europea. Parliamo di Covid. In Italia ci sono 8.259 nuovi casi di coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 31 decessi, tasso di positività al 12,3%. In terapia intensiva ci sono 151 pazienti. Lo scrittore siciliano Leonardo Sciascia, ricordato a New York, da oggi a venerdì l'autore del Giorno della Civetta, di A ciascuno il suo, Il Cavaliere e la Morte, verrà omaggiato in America con una 3 giorni di mostre, eventi e conferenze. Tornare sulla Luna è solo il primo gradino per andare su Marte, lo ha detto l'astronauta americana Pamela Monroy, la numero 2 della NASA, parlando del futuro delle esplorazioni lunari. Dice, la sicurezza però è messa a rischio dalla spazzatura in orbita. Il vostro è uno strumento fondamentale, a dirlo il cardinale Matteo Zuppi nel videomessaggio inviato ieri in occasione della presentazione del nuovo brand dei palinsesti di TV 2000 e Blu 2000. In 25 anni tante cose sono cambiate, dice il presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dobbiamo anche interrogarci per guardare al futuro e per usare al meglio TV 2000 e Blu 2000 in un momento di grande trasformazione del mondo. Compie oggi 88 anni Sofia Loren, l'attrice più amata dagli italiani e la più bella e famosa del mondo. Nata il 20 settembre del 1934, ha lavorato con i più grandi registi, da Vittorio De Sica a Mario Monicelli e Sidney Lumet, attori come Marcello Mastroianni e Paul Newman.
Ed è tutto per questa edizione, la prossima alle ore 12. Ora vi lasciamo in diretta alla Santa Messa. Buona giornata e a più tardi.